Oh, e rieccoci qua, no? Con i nostri due fedeli e cari amici. Ma chi? Ci stanno aiutando, diciamo, nella nostra run, nella nostra perfect run. Una run in cui sveleremo tante cose, no? Noi siamo Franky Romano e Johnny Bass. E siamo qui su Dark Souls. Sì, su Dark Souls, perché siamo due veterani di questo titolo. Nessuno può mettere in dubbio. Un po' meno, però. Beh, sì, vabbè, questi sono punti di vista. Dimmi cosa stai andando a fare in questo momento. Ma stiamo andando a fare un boss. Perché questo lo sta. Vedete, sì, questo è un momento, diciamo. Epic. Perché devo salire prima io. Comunque, qui avremmo potuto evocare Soler. Su, vicino alla nebbia. Non qui, No, su, qui, vicino alla nebbia. E invece nel piano precedente si poteva evocare Lothric, ma prima bisognava andare a tornare dopo che l'abbiamo liberato dalla gabbia, potevamo andare al santuario delle Camere del Fuoco. Esatto. Vediamo un po' che cosa c'è là, questa nebbia. Siamo sul tetto della chiesa dei non morti, no? Entreranno, sì. Loro entrano, adesso gli diamo delle istruzioni, no? Perché sicuramente non sapranno che cosa li aspetta. Quest'altro sì, con l'elmo da cinghiale probabilmente no. Si sicura anche meglio. Lui si bulla anche, il nostro, il vero Soler. Perché questo è più bravo di Soler. Beh, Soler che fa anche di schiaffe. Sì, una bella vagonata di coppini dietro il cotozzo. Diciamo questo che è il primo boss che fai di... Quello vero e proprio, dai. Anche se... Vabbè, diciamo, anche il demone d'oro. No, secondo te è difficile questa boss fight? Beh, io da morto a Giorgio ci sono morto discrete volte. Ma, però eri da solo oppure. No, era da solo. Da solo magari. Ma solo si fa. Se non ti sei spoilerato niente, soprattutto. Comunque, sarebbe il gargoyle. Per il momento il gargoyle, comunque, della campana. E già che già ha preso 206 di danno per il salto che ha effettuato. Perché bravo. Sì. Tra l'altro si può tagliare la coda a questo boss e ricavarne. Ma che gira per schiaffe comunque il cignalotto. No, ma se gli tagli la coda, abbiamo anche il lato. Cosa succede? Ti dropperà la tua arma, che è là. Non mi ricordo, comunque una labarda mi sembra. No, un'ascia coda. Sì. Comunque. Bravi i nostri ragazzi. Gli si fa molto danno, sono deboli al fuoco, per chi volesse appuntarselo, visto che ormai questo gioco è privo di indicazioni, nessuno sa come vanno fatte condotte le varie boss fight. Vedete, perché cronometrando è durato 20 secondi, ma 30 forse. Salutiamo i nostri amici che ci hanno aiutato. Qui c'è un problema grosso: perché ci donano le umanità gemelle? Perché? Ah, non mi sono posto mai il problema, ma neanche io, però. Però, cioè, bisogna potresti chiamare chi. No, sa più di te. Siccome sei su Dark Souls, devi speculare. Anche dove non ce n'è motivo, devi speculare. È un obbligo, quindi. È un obbligo. Un obbligo perché. Cioè, è così che funziona. Ma le gemelle, perché non le gemelle? Perché sono due gargoyle. Ma però come fanno a essere umani? Cioè, perché contengono umanità. Ah, vabbè, non... lasciamo perdere. C'è roba da perdere i capelli adesso, tutti. Comunque. Una volta abbattuti questi due gargoyle possiamo andare a salire l'ultima scala. E dove ci conduce questa scala? Alla prima campana del risveglio, siamo. Attenzione! Attenzione, perché mentre stiamo giocando a Dark Souls è pronto per iniziare a giocare Dragon Age Inquisition su Xbox One. Il tuo prossimo masterpiece. Tra l'altro ha preso il comando per quel Kinect acceso quando ha detto Xbox One. Eccoci qui. Comunque abbiamo suonato una campana del risveglio e se ti ricordi bene al santuario delle Camere del Fuoco, ovvero da dove siamo partiti, il Crestfallen Warrior ci ha detto che dobbiamo suonarle due campane. Ora l'altra io ti chiedo, no, da ignorante nel senso che ignoro, quell'altra dove sarà? Dove? Te devo spoilerare così. No, io non lo so, tu lo sai, ma chi ci segue? Egli lo sa, sanno tutti, lo sanno tutti. E giù in fondo a queste scale che troviamo? Qui la prima volta, ti giuro, stavo per picchiare perché mi è preso un colpo. Scendi le scale, no? Di gran carriera e ti trovi una braccia larga. Di Karim.
che ci dà il benvenuto. Sì. E ci dà. Perché diciamo qual è il suo ruolo? Il suo ruolo è l'assolutore, no? Dei peccati, esatto. Ma perché quali peccati vuoi commettere in Dark Souls? Quanti ne vuoi? Soprattutto in questa zona. Puoi essere accusato di qualcosa mentre impariamo il gesto di un po' di gancheraggio. Ecco, diciamo, persone che. Diciamo che non possono essere in questa zona. Come dicevamo qualche puntata fa, che si divertono a uccidere gente di livello 20, essendo loro di livello 6000. Si presentano una tipo d'armatura d'artoria, sta a me è successo. E tu puoi comprare accusa, appunto, come si vede qui, per accusare queste persone che però alla fine della giostra non succede niente. Quindi chi gankera può continuare. Non so se forse vengono. Niente. No, forse. Io non conosco su Dark Souls una persona che è stata. Su Dark Souls 2 sì, ne conosco una. Sì, veramente? Io. No, questo non ti fa onore, no? Non lo dovevi dire. No, vabbè. Infatti mi hanno bloccato l'account e non posso giocare più online, quindi sono punito. Questo è male, è questo. Male. Però su Dark Souls 1 comunque io non conosco uno, anzi, se c'è qualcuno che è stato punito in tal maniera, se nei commenti vuole magari manifestarsi così. Non bestemmiate, per favore. No, veramente, giusto per conoscerlo uno. Comunque, dobbiamo percorrere la strada a ritroso oppure usare un bell'osso di ritorno. Hai paura, eh? Beh, per non percorrere appunto questo tragitto che dove potremmo venire invasi, abbiamo 15.000 anime sul groppone. No, effettivamente. Che ci serviranno per fare level up. Esatto. Per cui, perché buttarle, regalarle a un ganker? Poi le ritrovi qui, eh? Quando... Qui. Tanto verrai in basso nuovamente perderai, non riuscirai a recuperarle, quindi niente. Vabbè, no, potresti recuperarle da non umano, sì, non ti invadono, però è pericoloso. Oppure stacca direttamente il cavo LAN, sì, dalla tua a meno che tu non sia un pro come me che ha la bravura, non hai di questi problemi, certo. Comunque qui ritorniamo dal nostro amico André di Astora, qua, perché forse incominceremo un pochino a livellare la nostra arma. Non sono sicuro, diamo uno sguardo anche per far vedere a chi non conosce il mondo del level up. Si vende delle titaniti che servono appunto per avanzare, per potenziare le nostre armi. Sì, diciamo, tu ricordi quanti pezzi di titanite servono? 9. 9 pezzi di titanite per arrivare a più 5. A più 5. Poi sì, servirà un tizzone. Sì, esatto, è sparso nel mondo di gioco, va recuperato. E per esempio io qui adesso ho sbagliato, non ho comprati 9. Non c'è la bravura. Perché non mi ricordavo effettivamente, sì. Ne parli? Sì, perché ti dà delle informazioni, più ci parli e più. Ah, per completismo. Per completismo, quello sempre, per cui. Bisogna sempre attenersi al. E ricorda, non farti ammazzare. Alle regole non scritte del completismo. Sono regole, come norme sociali, no? Entri in un ufficio, saluti. E per completismo devi salutare. Certo, comunque facciamo dei level up, dai, già abbiamo che ci siamo. 10.000 anime, che potenziamo. Vitalità io potenzierei, ad esempio. Beh, adesso ci pensiamo un attimo perché non so. Intelligenza, sì. Sì, perché ho intenzione di usare in futuro qualche anche cosa. Un po' di stamina. La vitalità ti voglio dare ascolto, hai ragione. Anche un po' di stamina o stamina. Stamina, diciamolo chiaro, gioca un ruolo fondamentale su Dark Souls, cioè ti permette. Beh, di. Dai, un altro. Sì, ce ne sarebbe uno, infatti. Ok. Ma inizialmente si. Insomma, ognuno alza la caratteristica che vuole, però. La stamina, non solo forza, quindi la stamina, la vitalità e la forza. No, solo forza lo fa Johnny Bass, che gli piace ovviamente spaccare e piegare i tubi con Infatroll, sì, un tank. Un tank vero e proprio. Comunque, l'abbiamo fatto, abbiamo questi 3 punti da spendere, abbiamo spesi così. E direi di proseguire di sotto, perché abbiamo lasciato una questione in sospeso. Se ti ricordi qualche episodio fa, come vedrai anche nel Death Counter in alto a sinistra, ero morto 2 volte così per puro diletto contro un certo Havel la roccia. Ah, vai giù un'altra volta? Sì. Fatti sciottare. No, ti farò vedere un modo e farò vedere, tu lo sai come, però, perché naturalmente l'hai già visto con me,
però nessuno ha mai fatto vedere questo modo, perlomeno io su YouTube non l'ho trovato. Ti farò vedere un modo alternativo per uccidere con molto coraggio e molto onore. Il vero coward. Sì. E... ti ha bestiato anche da questo? Sei... No, mai, impossibile. Fai l'autore, questi droppano, droppano questi muschi che curano dal veleno. E con molto coraggio e molto onore ti farò vedere un modo alternativo per far fuori appunto Havel. Havel che è in grado di sciottare con un colpo solo, grazie al dente di drago. Comunque qui teniamo ancora tanto, sì, lento, a cogliere questi muschi, ma girandosi all'indietro, guardate un po' dove andiamo a finire. Siamo sopra al primo falò che abbiamo acceso appena arrivati all'Ordran, che abbiamo fatto quel percorso alternativo. Siamo sbucati nei pressi di quel cavaliere dove abbiamo raccolto questo scudo che ci ripristina la stamina. Qui c'era una lucertola, se ci ricordiamo bene. Probabilmente nessuno si ricorderà di questa cosa. Però comunque, proseguendo in questa strada... Perché sei scalzo? Questi parti male. Perché un vero guerriero non teme i muschi e i licheni. Comunque ci troviamo proprio sotto, ma sono i cani, al borgo dei non morti. E qui è fantastico vedere come è tutto collegato il mondo di Dark Souls. Tanto messaggi su messaggi. Sì, vabbè, questo perché c'è un Facebook aperto, ma comunque sia, questa torre in cui ci troviamo, che cos'è? È la torre dove sta Havel che ci aveva ucciso, che mi aveva ucciso qualche episodio fa. Comunque adesso mi spoglio perché devo essere molto agile. Avrei tutto proprio. L'arco non ci serve, anche lo scudo in teoria non servirebbe perché ha due mani. Comunque lo attireremo senza aprire la porta e lui non ci passa, vedi, ha sentito la spadata. Però bisognerà stare attenti perché... Eccolo. Che menerà, ecco, vedete? Però stavolta non sciotta. Bravo. Sarà la prima e l'ultima volta che mi toccherà. Te lo giuro qui, guarda. Vedi? Ceneriamo un po' perché diventerebbe palloso, eh? Questo è chiaro. Cos'è proprio... Ti avvicini alla porta. Lui arriva proprio dietro la porta. Che tira anche le bombe. Possiamo anche tirargli delle bombe. Una catapulta. E adesso non viene più. Però si avvicinerà, perché l'intelligenza non è il suo... Vedi? Che si è bruciacchiato. Perché vedi? Prima 70 adesso 12? Perché 75. Quando arriva alla porta c'ha lo scudo. Se è frontale, così no. Comunque è chiara la fine che farà, vedete con quanto coraggio, quanto onore. Mi libero di lui, no? Mi vendico. Adesso 5 addirittura gli abbiamo fatto di danno. Fine, finito, sì. Ma la sua fine è vicina. L'unica cosa, bisogna stare attenti perché lui picchierà e il dente del drago, se non... lo stipendio della porta ti colpirà. Sì. Se non tornate indietro è... sei il gatto. È scioccante, io direi. Per usare un neologismo. Ma senti che linguaggio che uso. Che coraggio. Vedete, adesso ve lo metto proprio piano perché è quasi arrivata alla fine. Bisogna avvicinarsi alla porta, lui arriva, eccolo, si affonda e si rotola via, perché lui picchierà, E morirà. Vedete? No, non è ancora morto. Se si è allontanato, lo riattiriamo, si chiama fishing questa tecnica, no? Lo attiri, eccolo, dice, via, ed è crepato. Vi dice il nostro amico Cioni. Sì. E ci dona l'anello di Havel, un anello molto importante che vi illustreremo nella prossima puntata. Comunque serve per aumentare il peso trasportabile, esatto, per cui... sì, infatti non è che niente. Magari rileggeremo la descrizione. Per cui al prossimo video da Franky Romano e Johnny Bass. Fisici veri.